non sto a tirare su. Chiamo i carabinieri. Non tirami su. Sto chiamando i carabinieri. Ma chiama chi che chiamo i carabinieri, guarda. C'è problema. Ma chiama chi che ti vuoi, certo. Non mi interessa proprio un caso. Certamente. Niente, non serve che ti mi metta su, non serve. Scusa, vuoi che cosa? Asi mio figlio, quello che asi mio figlio. Ma asi mio figlio, lascia perdere. Scusa, togliti, togliti me, scusa. Ma togliti cosa? No, mi metta lì, me cavo vi messo. Togliti, che privacy. Potremmo dire noi altri. Chiamo i carabinieri. Ascolta, tu non mi devi parlare, va bene? Su giù di parlarte. Ti sto ascolta, parlando. Questa qua mi ha detto chiami i carabinieri, li devo chiamare. Ascolta, ti sto parlando. Stavo andando via, stavo andando via, stavo andando via. Me ne stavo andando via. Cosa vuoi dirmi, dimmi. Basta, asi mio figlio, posso avere la mia privacy? Ma è un incidente pubblico questo qua. Sì, ma posso avere la mia privacy? Asi mio figlio, mi dico figlio, non voglio che sia tirato su. Ma che non si vede niente, c'è cioè, la gente a distanza. A posto, asi tirato su, a posto. Cioè. A posto, non si vede niente. Stavo già andando via io. Ma a posto, no, siccome tu mi hai sbagliato, ti fa un piacere che non ti metti a me se fai meno di rivolgere la parola, mi fa un piacere. Ma che cazzo mi interessa a me? Ma figurati, mi interessa a me? Allora, prima di tutto siamo tutti contenti che questo incidente, che inizialmente sembrava diciamo, molto importante, ma non c'era la corriera ferma, campanello di persone, l'ambulanza ferma per un po', e c'erano questi due ragazzi, uno minorenne e uno poco più di maggiorenne, che hanno avuto questo incidente, ma per fortuna sembra insomma che non ci sia stata nessuna grave conseguenza. Non è detto che ci saranno invece conseguenze per la signora Michela, una nota pregiudicata, condannata per spaccio di cocaina, che non è la prima volta che cerca di aggredirmi, che cerca di impedire il mio lavoro con offese e con altri atteggiamenti come minimo scorretti. La invito pubblicamente a smetterla con questa attività. Io non faccio altro che fare il mio lavoro di informazione, lo faccio sempre col massimo rispetto delle persone. Non ci, chi segue Chiesa Azzurra avrà avuto modo di constatare che non mettiamo mai i nomi, le foto delle persone coinvolte nell'incidente, abbiamo sempre un atteggiamento, mi permetto di dire, molto prudente. Comunque lasciamo che la pagella ce la diano i nostri follower, non permetterò a nessuno, tantomeno a una pregiudicata che con la sua attività di spaccio ha rovinato tantissima gente, tanti giovani, abbiamo decine di famiglie con persone giovani o meno giovani col cervello in pappa per la cocaina, ok? Quindi ti chiedo cortesemente, te lo dico pubblicamente, non devi rivolgermi la parola e starmi alla larga. Io faccio il mio lavoro, faccio le riprese. Se tu ritieni che faccio qualcosa di illecito, di illegale, vai e fai una denuncia, come mi riservo di farla io nei tuoi confronti entro i prossimi 90 giorni, allegando tutti gli altri video delle altre situazioni di cui tu conosci bene, va bene? Spero che sia l'ultima volta.